Sembrava impossibile e invece alla fine la decisione di Maria De Filippi è arrivata, dopo le voci di corridoio di alcune settimane fa. In queste settimane di costruzione dei palinsesti ci sono anche tante novità che bollono in pentola per i programmi di Maria De Filippi. Se alcune di queste erano state annunciate e quindi note, altre invece sono arrivate all'improvviso e quindi il pubblico sarà molto sorpreso dai cambiamenti. Ci sono voci di corridoio che circolano da un po', tra conferme e smentite. Alla fine è arrivata una novità che potrebbe sorprendere tutti e anche dare seguito a una questione di cui ormai si parla da tempo. Manca pochissimo al ritorno della regina della TV italiana sul piccolo schermo e sembra proprio che la De Filippi abbia scelto un volto tutto nuovo per i suoi programmi. Maria De Filippi lo ha scelto per un nuovo ruolo. Il rimando dei programmi della conduttrice ha dato spazio ad un crescendo di curiosità sulle novità che saranno presentate al pubblico. Infatti è piuttosto chiaro a tutti che qualcosa sta cambiando e molti spettatori non vedono l'ora di scoprire quali saranno le news dell'anno in corso. Mirko e Perla hanno messo fine ufficialmente alla loro relazione. Dopo il Grande Fratello, gli ex Temptation Island non hanno avuto il lieto fine sperato. Poi si era parlato di un riavvicinamento, conversazioni, un incontro a Milano, ma mai nulla di tutto questo è stato confermato e infatti la scorsa settimana Perla si è trasferita nella città lombarda. L'uomo è stato avvistato in un locale con due ragazze, con cui è andato via a fine serata, anche se potrebbe trattarsi di due amiche o, come riportano alcuni, le sue cugine. Tuttavia lo scoop era di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne, poi smentita. Secondo le novità però qualcosa di vero c'era, pare infatti come riporta Deianira Marzano su segnalazione di un utente che forse Mirko potrebbe essere tra i nuovi volti di C'è Posta per Te, come postino. La persona in questione ha chiesto all'esperta gossip che ha però detto, anche a me è arrivata questa voce. Da parte del GF non ci sono affermazioni o rivelazioni, quindi potrebbe essere solo una voce di corridoio. Però ormai è così insistente e va avanti da settimane, con un presunto contatto con la rete e quindi con qualche programma della De Filippi che qualcosa di vero potrebbe esserci. Ovviamente per la decisione finale bisognerà aspettare, solo quando Mirko effettivamente confermerà o smentirà la notizia.